Meet Me Tonight. Con questo motto, venerdì 26 settembre, i ricercatori italiani hanno invitato la nazione intera a fare conoscenza e a scoprire da vicino e in prima persona cosa significhi essere uno scienziato. Quest'anno per la prima volta anche l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, nata nel 1988 per portare l'Italia nello spazio, ha aperto le proprie porte. Si svolge con una serie di attività, di prove che vengono fatte con il pubblico e verso il pubblico e di presentazioni delle attività che facciamo. Ad esempio questo bellissimo modellino che è qua di fianco alle mie spalle, in una scala 1 a 2, di un lander che tra un mese circa scenderà sulla cometa Churyumov-Gerasimenko. Abbiamo molte associazioni che fanno volontariato nello spazio con un grosso supporto dato all'esplorazione, alle attività di esplorazione dei pianeti, del sistema solare, attività di ricerca anche nella realizzazione di prototipi di razzi e altre cose che nello spazio sono fondamentali e che fanno benissimo queste associazioni, sono fatte di giovani, ricercatori universitari e soltanto amanti dello spazio. Tra questi c'è la sezione italiana del BIS, British Interplanetary Society. Siamo dell'associazione della British Interplanetary Society, siamo la parte italiana della British Interplanetary Society e noi cerchiamo di raccontare ai ragazzi, di insegnare loro tutto ciò che è successo nello spazio in questi ultimi 50 anni. Non solo, ma facciamo divertire anche i più piccoli facendoli atterrare con lo shuttle, facendoli allunare con un modulo lunare oppure magari agganciarsi alla stazione spaziale. Questo è un simulatore di allunaggio. In questo momento siamo a bordo del LEM, il modulo lunare Eagle di Apollo 11. Cercheremo di pilotarlo fino a simulare il vero e proprio allunaggio. Riusciremo, accendendo e spegnendo il motore principale del modulo di discesa, a dosare la velocità residua dall'orbita attorno alla Luna fino a stabilizzarci e a trovare una giusta zona di allunaggio. Questo qua è un simulatore di rendezvous e docking, ossia un sistema in grado di riprodurre la fase di avvicinamento e di aggancio tra il velivolo russo Soyuz e la Stazione Spaziale Internazionale. Sullo schermo possiamo osservare la visione che hanno gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, così come viene osservata dal periscopio, che è un sistema ottimo in grado di osservare la linea dell'orizzonte. Le leggi che governano lo spazio non sono quelle che abbiamo sulla Terra, ci sono una serie di leggi fisiche differenti, e quindi bisogna abituarsi a quella che è l'idea del volo spaziale. E qua appunto possiamo vederlo. Adesso lanceremo un razzo, che è un razzo a propellente solido. Vedrete che questi sono razzi materiali che si possono costruire tranquillamente a casa e che hanno un motore che è piccolo così e che ha al suo interno un grano, si chiama, di propellente, che bruciando dà una spinta verso l'alto al razzo, che così vince la forza di gravità. Nel momento in cui il razzo arriverà in cima alla sua traiettoria, nel punto finale, si girerà e la parte superiore, che si chiama ogiva, si staccherà e tirerà fuori, per forza di gravità, il paracadute, esatto, è quello che farà atterrare il razzo in sicurezza.